Siamo pronti a parlarvi del nuovo iPad Air 2022, ossia quello con il processore più potente mai visto su di un tablet Apple, ossia il Silicon M1. È praticamente lo stesso processore che troviamo su MacBook Pro, MacBook Air o anche iMac e Mac Mini e iPad Pro. Il nuovo iPad Air però non cambia a livello estetico, ma cambia a livello hardware, divenendo velocissimo e rimanendo però colorato, sbarazzino e anche fortemente leggero. Ora, che differenze ci sono con iPad Pro? Beh, lo scopriamo qui su Hardware Upgrade. Non prima attenzione di ricordarvi di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Apple ha dunque delineato la strada anche per i suoi tablet e ha deciso di puntare sulla sostanza proponendo un device che magari non fosse solo bello, leggero e con materiali premium, ma che permettesse a chiunque o quasi di utilizzarlo in ogni situazione, perché potente proprio come un laptop. iPad Air 2022 è tutto questo. Il rinnovamento arriva più dentro che fuori, ma di fatto non farà rimanere male nessuno, perché avere un tablet così potente e versatile non è sicuramente facile da trovare in giro, e lo vedremo. Come detto, a livello estetico iPad Air M1, lo chiamerò così d'ora in avanti, non cambia rispetto alla precedente generazione, se non per una varietà di colorazioni della scocca leggermente differenti, ossia c'è il solito grigio siderale e il rosa, ma la scelta si amplia ora sui nuovi viola e blu e galassia. Come detto, iPad Air M1 è un tablet moderno, minimale, ma anche leggermente squadrato nella cornice, con la particolarità di essere fortemente leggero ma robusto. Pesa infatti solo 461 grammi e nell'uso in mobilità è senza dubbio un vantaggio non da poco. Come visto per la precedente generazione, anche su questo nuovo iPad Air M1 troviamo il pulsante di accensione e spegnimento che viene corredato dal Touch ID. Questo significa che potremo utilizzare questo tasto per lo sblocco in totale sicurezza dell'iPad, chiaramente dopo aver registrato l'impronta. Non c'è quindi nessun tipo di Face ID come su iPad Pro, ma il Touch ID devo dire che è comunque un sensore di impronte digitali efficiente, perché davvero molto veloce e altrettanto sicuro. Anche l'audio non cambia. iPad Air M1 infatti mantiene 4 griglie sui lati corti del device, anche se poi a livello pratico garantiscono una configurazione stereo a 2 altoparlanti. Non avremo comunque problemi con l'audio, che ancora una volta risulta decisamente corposo e anche davvero elevato nel volume. E come ogni iPad che si rispetti, anche qui l'utente troverà una fotocamera al posteriore. Utile o meno, Apple comunque mantiene il performante sensore da 12 megapixel che abbiamo già visto in altri device dell'azienda. Scatta, diciamo così, nella media, ma il suo utilizzo è forse più riservato ad uno scopo didattico e lavorativo piuttosto che di intrattenimento, e in quel caso per usarla magari con realtà aumentata o anche con applicazioni per la scansione di documenti è davvero un toccasana. Per le videochiamate si cambia invece sensore. Troviamo qui il 12 megapixel dell'iPad Pro, ma soprattutto troviamo anche qui il cosiddetto center stage, ossia l'uso da parte di Apple della fotocamera ultra wide in accoppiata con il machine learning. In pratica il sensore non farà altro che spostarsi automaticamente per mantenere l'utente sempre all'interno dell'inquadratura. Sul display del nuovo iPad Air M1 troviamo il Liquid Retina da 10,9 pollici già visto nella versione precedente. A differenza con l'iPad Pro M1, qui il pannello è sì di qualità, ma non possiede mini LED e tecnologia ProMotion. Cosa significa questo? Significa che non arriveremo ad un refresh rate a 120 Hz e nemmeno ad una luminosità di picco esagerata vista con iPad Pro. A chi serve questo chiaramente dovrà necessariamente optare per la versione Pro, ma sappiate che chi invece si manterrà su iPad Air M1,
troverà sicuramente un'ottima luminosità di picco che raggiunge addirittura i 500 nit e soprattutto laminazione completa e quindi presenza anche del Fruton per la massimizzazione dei contenuti visualizzati con la temperatura dei colori. Come sempre vi lascio nell'articolo tutte le prove tecniche eseguite sul display di iPad Air M1. E come detto all'inizio, a cambiare però notevolmente le carte in tavola in questo nuovo iPad Air è senza dubbio la presenza del potente processore Silicon M1 di Apple. Diciamo che è lo stesso che abbiamo visto su iPad Pro, ma anche sui Mac, come detto, è una scelta che pone iPad Air M1 tra i più veloci iPad presenti sul catalogo di Apple e che dunque crea un device altamente professionale per velocità e versatilità di utilizzo. Il processore M1, diciamo così, lo conosciamo già, è una CPU 8 core a 5 nanometri con GPU incorporata, anch'essa da 8 core e una potente Neural Engine, oltre ad 8 GB di RAM. Benchmark a parte, diciamo che quello che ci interessa evidenziare qui è la potenzialità di questo iPad che veramente non teme alcun tipo di multitasking, di processo di elaborazione pesante o ancora l'uso di applicazioni con grafica spinta. Utilizzando l'iPad per navigare sul web, leggere libri, guardare film o programmi TV, anche per una produttività ridotta, probabilmente non sarà possibile notare palesemente il margine di prestazioni extra fornito dal chip M1. Ma è quando l'iPad Air viene impiegato magari per attività particolarmente impegnative e diciamo modifica o esportazione di video 4K o gestione di trasferimenti di file magari di grandi dimensioni o ancora magari l'uso di applicazioni davvero professionali, non abbiamo problemi di sorta e vediamo il vero potenziale del processore che viene fuori permettendo di agire davvero senza attese o esitazioni. Apple oltretutto pone qui anche una porta USB Type-C Thunderbolt 4 che avevamo visto su iPad Pro e che viene proposta anche qui sull'Air con velocità di trasferimenti fino a 10 gigabit al secondo. E non solo, perché c'è anche il supporto alla rete veloce 5G anziché praticamente il mero LTE e ammettiamo che provandolo davvero non abbiamo avuto problemi di connessione. iPad Air M1 poi arriva sul mercato con iPad OS 15, nello specifico la versione 15.4.1 che è stata rilasciata davvero pochi giorni fa. Abbiamo visto già in modo davvero approfondito le novità che questa nuova versione del sistema operativo di Apple ha portato sugli iPad. Quello che volevo ribadire ancora una volta non è solo il sistema operativo in sé, ma soprattutto è l'ecosistema che rimane davvero uno dei punti fermi del successo degli iPad da sempre. In questo caso, chiaramente ci piacciono le funzionalità create e realizzate ad hoc proprio per il tablet, soprattutto con iPadOS 15.4, che è un sistema davvero maturo che cerca di rendere più fruibile l'iPad anche sotto forma di utilizzo magari professionale oltre che classico di intrattenimento, non tralasciando comunque però le esclusive funzionalità che abbiamo con la Apple Pencil. La penna sì capacitiva è diventata uno strumento davvero indispensabile su cui gli utenti possono fare affidamento per lavori di creatività, ma è comoda anche magari da utilizzare per attività quotidiane come prendere appunti, organizzare pensieri e davvero modificare magari qualche testo. Molto comoda anche la Magic Keyboard che risulta una perfetta compagna di lavoro per iPad Air M1, offrendo la digitazione pari a quella praticamente di una tastiera classica con però l'aggiunta anche di un trackpad integrato ampio, il giusto da permettere praticamente qualsiasi tipo di gesture che l'utente Apple è abituato ad usare su macOS. E poi l'autonomia, l'autonomia diciamo così non è mai stato un problema per gli utenti con iPad, anche su iPad Air M1 non abbiamo cambiamenti del genere, il tablet praticamente spinge davvero tanto ma questo non porta ad un consumo anomalo della batteria diminuendone chiaramente l'autonomia e siamo di fronte alle classiche 10 ore di utilizzo continuativo. La ricarica sì, non è velocissima, soprattutto con il caricatore da 20 watt incluso in confezione. Vi starete allora chiedendo a questo punto se effettivamente conviene acquistare questo nuovo iPad Air M1 che parte da 699 euro in versione 64 giga o se magari conviene spendere 200 euro in più per passare direttamente all'iPad Pro da 11 pollici. Diciamo che la risposta chiaramente potrebbe risultare semplice, ossia iPad Air M1 risparmiando, ma chiaramente questa
diciamo così, è un'affermazione che non è completa e non è per tutti. Ora, se si è un utente professionale che non può rinunciare per lavoro ad avere, ad esempio, un display promotion, un comparto audio più potente con 4 altoparlanti, un sensore LiDAR per la realtà aumentata, spinta, ecco che sicuramente iPad Pro è senza dubbio una scelta quasi obbligata. Di fatto però, se tutto questo non è veramente necessario, allora la scelta migliore è senza dubbio quella di acquistare questo nuovo iPad Air con processore M1, perché per tutto il tempo che l'abbiamo davvero stressato e utilizzato è stato davvero difficile trovare qualcosa che lo distinguesse fortemente da iPad Pro M1. iPad Air M1 è dunque senza dubbio un aggiornamento fortemente indovinato da Apple che gioverà all'intera serie, ma soprattutto permetterà magari a chi possiede un iPad Air di terza generazione, cioè quello con il pulsante Home praticamente sulla cornice, di svecchiare il suo device e di farlo con un balzo davvero incredibile in tutto. Con questo è tutto, mi raccomando, lo ripeto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, fateci domande se ne avete su questo nuovo iPad Air 2022 e mi raccomando, continuate a seguirci.